Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Luca Toselli Nerd e Retro. Io non so quando ci saranno nuovi contenuti su questo canale, perché intanto è estate, l'estate è sempre un periodo un po' particolare, e poi perché in questo momento sono veramente molto in fissa con Magic. Dal 1 giugno, esattamente un mesetto da quando ho vinto l'Invitational Legacy organizzato da Arcana, e vi ho portato qui sul canale proprio il video in cui vi spiegavo tutto quello che è accaduto, ci sono anche dei replay delle partite, sempre con il mio mono nero, devo dire che mi è tornata quella voglia di giocare a MTGO, e quindi quando ho qualche momento libero vado lì sulla piattaforma e cerco di conquistare qualche trofeo. E in effetti questo video si basa proprio su questo, dato che sono in questo momento a quota 5 trofei. Il primo mi pare ne abbia 8, poi c'è qualcuno a 7, un paio di persone a 6, quindi non siamo nemmeno messi male nella classifica generale dei trofei. Non che questo sia l'obiettivo primario, principale del giocare a MTGO, però dato che è uscito MH3, Modern Horizon 3, e dato che abbiamo anche sbustato proprio Modern Horizon qui sul canale, signori, devo dirvi che l'impatto che ha avuto questa edizione sul Meta Legacy è stato, secondo me, decisamente inferiore rispetto a quanto non abbiano fatto Modern Horizon e Modern Horizon 2. Non significa che le carte di MH3 siano più scarse, assolutamente no. Significa semplicemente che in questo momento il Legacy ha bisogno probabilmente di un po' di cambiamenti, non dettati da delle stampe quanto più da dei ban o degli sban, anche se credo che sia sempre un po' complicato andare a sbannare determinate carte, perché il meta è ancora fortemente orientato su base UB per usufruire, anzi abusare, della strategia legata a Griff più Reanimate. Queste sono le carte un po' più problematiche al momento. Il Legacy hanno fatto capire che alla fine verrà bannato Griff, che non c'è stata la volontà di bannarlo subito a ridosso dell'uscita di MH3, e che verrà bannato invece ad agosto, tra agosto e settembre, al termine dell'estate. Io sono dell'idea che cambiare soltanto Griff non porterà a qualcosa, togliere soltanto lui è poco e niente, anche perché Griff non è una carta, secondo me, dal power level di ban di Legacy di per sé diventa fortissima in combinazione con Reanimate, che permette di avere informazioni sulla mano avversaria, di rimuovere due carte e avere un 3-2 con Menace. È l'insieme delle due carte che diventa problematico. Griff da solo no, è un drop a 4, è un 3-2 che fa uno scarto. È quella riga di testo che lo rende praticamente una free spell rianimabile di primo. Quello è veramente il grosso problema di questa strategia, che va ad attaccare fortemente mani di avversari, abbiamo visto, lo sappiamo, e che rende praticamente un mulligan quasi mortale. Ed è proprio qui che si basava la strategia di mono nero, per cercare di essere un po' più solidi sulla mana base, per cercare di avere più pitch di Griff e per cercare di avere la possibilità di combattere Scaminator nel migliore dei modi, dato che noi comunque i bestioni non li utilizziamo e siamo una sorta di mazzo aggro. Quindi vi lascio una piccola clip dell'apertura di una busta di MH3 e poi iniziamo a vedere quelle che sono le liste delle leghe che ho fatto, e vi spiego anche i ragionamenti che hanno portato all'evoluzione delle liste di mono nero e non solo. Torniamo subito. Questa qui me l'hanno regalata. Chi? Sì, io te l'ho regalata. È un bel regalino. Però brutta merda. Ecco, se sì, partiamo apri, bene, ok. Se tu per caso apri una full art foil, tipo Labirinto di Ugin, non so se andrai a casa. Punto, spero di non trovarla. No, vediamo come va. Voglio un Goif, una Necro, una rana. Ah, sì? Una rana per... Sai che potrebbe ucciderti invece? Anche la rana, anche la rana. C'è uno che la sta cercando. Sì, chi è? Dove te la vedo? Allora, vediamo cosa abbiamo trovato qui all'Emporio. Ok, per adesso sono ancora vivo. Sono ancora vivissimo. Sono ancora decisamente vivo, ma sì, la roba vai, forte... arriva tra poco. Ok, dopo questo iniziamo. Iniziano a essere pesati. Va bene. Siamo ancora bello. Nice. Bello, molto bello. Questa? Sono vivo o sono morto? Sei ancora vivo. Sono ancora vivo. Vabbè, qui roba da ridere. Questo l'odio. Che brutto. Guarda, è. Guarda, se è bello il cervo. Smettila. Non è ancora finita, perché dietro c'è... Vergognati! Una bella busta. Grazie, questo regalino. Torno a casa vivo? Sì, dai. Anche se, giustamente, blu-nero,
chi sta filmando prende. Te la regalo. Questo è il primo trofeo che ho fatto all'uscita di MH3. Devo dirvi la verità, quando è uscito MH3 sono ripartito da mononero, midrange, scam, chiamatelo come volete, aggro, e ho fatto molta fatica. Avevo una win rate veramente bassa, non riuscivo a fare trofei, ho perso un sacco di 5-0 all'ultima partita e il primo trofeo l'ho fatto una decina di giorni dopo l'uscita dell'edizione e poi sono andato pure in ferie, quindi ho fatto sì, 15 giorni, 2 settimane almeno senza aver collezionato trofei in Modern Horizon. Perché? Perché era uscita una carta che immaginavo potesse essere veramente forte, che è Necro Dominance, che poi si è rivelata essere una carta abbastanza normale, perché non c'è ancora un mazzo che in modo consistente riesce a chiudere con Necro Dominance, anche se si era parlato di quella lista che giocava a velocità istantanea e riusciva a chiudere di Tendrils soltanto dopo aver fatto Necro di prima. È una lista abbastanza fragile, è una sorta di Glass Cannon e quindi il meta è shiftato ed è uscito. Ma quando girava quel mazzo lì, dato che noi non abbiamo iterazioni a zero, non abbiamo Force of Will, non abbiamo Daze, non abbiamo Force of Negation, beh, mononero soffriva tantissimo quella roba. E finché quel mazzo girava, mononero era diventato pressoché ingiocabile. Ora, che il meta sia un po' più adattato e le carte forti di Modern Horizon sono bene o male la rana e se vogliamo anche Nadu, perché Nadu è veramente una carta molto interessante, ora abbiamo la possibilità di tornare a giocare mononero. Questa è una prima versione, una sorta di embrione del mononero che volevo giocare con l'aggiunta di rana. Perché? Perché già la mana base ci permetteva di giocare una terra blu, che era quindi Undercity Sewer per sorvegliare, aggiungendo due mari ho aggiunto tre rane che sono carte secondo me troppo forti, queste secondo me verranno bannate. Il ban giusto, se devi bannare Griff, per me è Griff più rana, perché devi cercare di distogliere l'attenzione del meta dal colore nero, anche se anche togliendo Griff e rana rimane agli orchetti, rimane un sacco di troll, un sacco di cose che comunque farebbero giocare base Grixis per quanto mi riguarda, più una carta che andremo ad analizzare dopo. Però questa è stata la prima volta che sono riuscito a collezionare un trofeo in MH3 giocando appunto le rane e le Brainstorm. Sono riuscito a fare questo 5-0, ma Brainstorm è decisamente bocciata, non serve assolutamente a niente in un mazzo simile. La mia idea era quella di non arrivare sempre al top deck, però Brainstorm si è rivelata una carta veramente insulsa, inutile, e quindi ho deciso di tagliarla. Shouldred è stata ridotta di numero di copie, ora ne giochiamo soltanto uno, prima eravamo addirittura due main deck, e ho tolto i Cling to Dust, perché sono una carta secondo me molto forte, un bel motore, però adesso che il power level è aumentato, avere dei drop o comunque dei permanenti in più secondo me è cosa buona e giusta, e la rana diventa un po' quel motore di pesca che prima ci dava Cling to Dust, anche se non è versatile come Cling, però è sicuramente più impattante, più forte, una carta che secondo me avrà i giorni incontati in un formato come Legacy, perché i mazzi tempo quando hanno questi motori di vantaggio carte diventano pressoché ingiocabili. Maggior ragione se è Scaminator con anche Griff, che è un altro di quelli che in questo momento dà molto fastidio. La seconda volta che sono riuscito invece a fare un 5-0 è stata questa, e sono andato a fare una modifica sostanziale al mazzo. Intanto qui siamo mono nero, non abbiamo le rane, però la modifica sostanziale al mazzo è stata togliere gli Stalker, gli Stalactite Stalker, che sono una carta che francamente adoro, e l'avete visto anche durante la mia run all'Arcana Invitational. Però ho voluto provare il Goif nuovo, quello a CC1, e devo dire la verità, l'avevo molto sottovalutato. Avevo sopravvalutato Necro e il sasso, quello che rende, che neutralizza le spelle a cui non è stato pagato mana, e avevo decisamente sottovalutato il Goif. La rana, appena l'ho vista in azione, invece ho detto ok, qui c'è qualcosa che non va, è una carta troppo forte, però il Goif è veramente forte, perché ti permette di mettere pressione sin da subito, ti permette di con un mana a volte fare un 3-4, a volte un 4-5, sicuramente di base un 2-3, perché basta veramente una manciata di carte al cimitero, Griff va al cimitero, Troll va al cimitero,
le fetch vanno al cimitero, abbiamo degli istantanei, abbiamo delle stregonerie, quindi non è difficile riempire il cesso. Avevo provato una versione anche a 8 drop a 1 con gli stalker, i goif e le bolle, perché la bolla che si rompe pompa lo stalactite stalker e la bolla al cesso pompa goif, però poi perdeva di consistenza e sul lungo diventava difficile avere un piano efficace. E infatti qua che cosa ho fatto? Ho inserito tre carte che possano dirla loro anche in late game, e sono Barrogoif e Shouldered. Sono molto molto importanti perché dà la possibilità anche di guadagnare un po' di vite e danno anche l'impressione di poter ribaltare le race grazie a lifelink e all'abilità di Shouldered, che fa quasi delle nebbie su delle combat degli avversari. Opposition agent va di main perché è necessario avere delle risposte forti anche di primo con rito oscuro. Rito oscuro di primo o scammata di primo sono veramente le basi per fare delle partenze rotte a cui gli avversari difficilmente possono stare dietro. E inside ho inserito in tutura, cioè per provarlo un po' contro controllo, una carta che mi sta convincendo, sì, non credo che sia indispensabile. Invece sto iniziando a giocare il Palandir of Talmic inside, che è una carta che aiuta tanto, anche perché anche quella la puoi fare di primo con rito oscuro, quindi molto molto interessante. Il secondo trofeo è arrivato con Goif, e Goif ha cambiato un po' tutto perché non è più uscito dalle liste. Da quando ho inserito Goif il mio win rate è cresciuto veramente di tantissimo, fino ad arrivare a questo momento qui dove ho deciso di giocare UB. Ho detto vabbè, mono nero funziona, però vorrei provarlo anche a base blu. Vi dico la verità, se giochi Scaminator è un conto, se giochi la versione tempo io credo che abbia poco interesse avere Force of Will in questo momento, proprio perché, come vi dicevo, non girano dei combo spinti, dei glass cannon che dobbiamo cercare di battere a tutti i costi, quindi perdere i counter e i cantrip per me è cosa buona e giusta quando puoi avere più solidità e puoi avere più permanenti, più creature sul campo che fanno veramente sempre la differenza. Siamo riusciti comunque a fare un 5-0 anche a base blu con quella tritone inside che fa mago della luna per le non basi che diventano isole. L'idea era contro Lens o contro mazzi che hanno Urza Saga, hanno Dark Depths, quella roba lì, avere un edge in più. Qui però esce Shoot the Sheriff per la prima volta ed entra Go for the Truth. La preferisco probabilmente, perché mi sono reso conto che non uccidere il Goblin Bombardiere e Mono Red Prison è uno dei peggiori matchup del mazzo, e soprattutto Doughty, che è una carta che sta girando perché sono delle creature fuori legge, è un po' complicato. Quindi delle due preferisco non distruggere o un permanente, un costrutto di Urza Saga o Painter, perché Painter forse è la carta da uccidere. Tra l'altro in questa stessa lega l'abbiamo incontrato Painter, e comunque Go for the Throat non è andato male. Qui ci sono tre Fatal Push di main, io credo che Push in questo momento sia la carta di riferimento, perché Goif comunque sta girando anche a base UB, soprattutto sta girando rana da togliere di mezzo il prima possibile, prima che possa diventare problematica, e bene o male Fatal Push toglie tante minacce, girano meno Murtaid che comunque sono gestiti da Go for the Throat, che preferisco in questo momento a degli editti, perché poi non è necessario avere quattro editti secondo me in questo momento qua, dato che comunque lo puoi gestire anche in altri modi. Dark Depths con una vasta o con un Position Agent su una Crop Rotation o robe del genere. Quindi credo che Fatal Push sia la carta di riferimento, però il mazzo base UB mi ha convinto poco. Siamo rimasti poi sul Mono Black Scam con le Frog, e qui abbiamo raggiunto la versione definitiva perché abbiamo fatto 5-0 con il mazzo di prima base UB, la lega successiva 5-0 con questo mazzo qui, e la lega successiva ancora 5-0 con la stessa identica lista. Quindi il quarto e il quinto trofeo, come potete vedere, vantano le stesse 75 carte, ma con un 15-0 di fila consecutivo. Ho uno screen, e se volete ve lo metto qui in sovraimpressione, che racconta molto molto bene quello che è stato il mio livello durante queste partite, e devo dirvi la verità, sono numeri
francamente complicati da raggiungere anche all'interno delle leghe, dove nelle leghe gira un po' di tutto, lo avete visto anche qui sopra dove vi riporto comunque tutti i matchup incontrati. Non è sicuramente il modo più competitivo di analizzare il meta, la lega è veramente la terra di nessuno, però sono dati importanti, perché 3 trofei di fila più 2 volte o 3 volte 4-1 è qualcosa di interessante. Vi dico anche che le 2 leghe successive a questi 3 trofei sono stati 2 volte un 3-2 e ho fatto un preliminare dove ho fatto 0-2 drop, quindi abbiamo già ribilanciato tutto verso il basso. Però credo che questa lista sia veramente molto forte, probabilmente la versione migliore di mono nero oggi è questa, con uno splash di blu, quindi con 2 mari al posto di 2 paludi, che si va a peggiorare leggermente la mana base, perché comunque tu giochi 4 terre base e 4 terre base sono solide se non solidissime. L'unico problema di Rana è l'incastro su Rito, perché tante volte tu vuoi fare una partenza veramente forte e non hai possibilità di fare Rana di primo, questo è forse il grande limite, ma meno male, perché Rana di primo sarebbe forse francamente troppo. Ne gioco 3 proprio perché stiamo parlando di una carta che non è prettamente nera, 3 rane, 3 fonti di mana blu, direi che è abbastanza facile andare a castarla, anche perché basta, non dovrebbe essere particolarmente un problema per questo mazzo. E per il resto direi che abbiamo analizzato un po' tutte le scelte di build. In Legacy va cambiato qualcosa, cioè questo è fuori da ogni dubbio. Io ero convinto che non avrebbero bannato prima di MH3 e ho avuto ragione, perché secondo me non ragionano dal punto di vista del metagame, non hanno interesse in questo, ragionano dal punto di vista di marketing, che dal loro punto di vista è pure corretto, perché loro devono vendere la roba. Vi faccio un esempio: ieri hanno caricato già la roba di Assassin's Creed, è passato 2 settimane neanche da quando è uscito MH3, 3 settimane, una roba del genere, e hanno già caricato una nuova espansione, quindi loro hanno interesse soltanto nel buttare dentro della roba, buttare dentro delle edizioni con delle carte sempre più forti e poi andare a correggere. Quindi la mia prediction ad oggi, che può cambiare perché manca ancora tanto alla banned, dato che Griff è stato dichiarato che verrà bannato, io dico Griff più rana per far cambiare qualcosa. Se banni solo Griff non hai risolto niente. C'è una immagine clamorosa del mio amico Anuel, che ha vinto l'altro giorno la challenge con Ubi Scaminator, e ancora una volta vi metto qui in sovraimpressione la lista dei matchup che ha incontrato. Come potete vedere ci sono soltanto 2 o 3 mazzi al massimo all'interno di una challenge, e se dal punto di vista delle leghe il meta è più vario, più ampio, c'è Nadu che comunque quando entra vince le partite, le ribalta completamente. Dall'altra parte, quando vai a giocare un torneo importante come può essere una challenge, la gente va dritta sul mazzo migliore del formato, e non è bello fare dei mirror di Scaminator, ve lo posso assicurare, perché ho fatto 2 o 3 leghe con Scaminator, credo di aver fatto 3 volte 4-1 di fila, una volta perdendo tra l'altro sul 4-0 dal Monta, salutone al Monta. Il mazzo è decisamente troppo forte, ma a me diverte di più giocare in mono nero, e direi che i risultati sono comunque molto importanti. Signori, questa era la disamina del momento su Legacy, voglio sapere anche un po' le vostre impressioni qui sotto nei commenti, fatemi sapere se apprezzate questa tipologia di video, questa tipologia di contenuto e anche queste riflessioni, se invece secondo voi è da bannare qualcosa di più. Per me la carta più forte che smonterebbe di più i mazzi è Reanimate, poi possiamo discutere sul fatto che sia da bannare Reanimate piuttosto che Griff. Beh, probabilmente in un formato come Legacy una spell come Reanimate la voglio, e una creatura come Griff che abusa di Reanimate no, quindi credo che sia più corretto andare su Griff dal punto di vista della salvaguardia, della storicità del formato. Però se banni solo Griff non hai risolto niente, quindi il ban perfetto per me Griff più Rana, e ve lo dico dall'alto dei 4 trofei che ho fatto con questa combinazione di carte inserita. Però non è possibile che Legacy sia così stressato dal punto di vista delle scelte di build ed andare a creare veramente dei mazzi che sono fortemente a base nera, cioè non esagero nel dire che oggi il nero è il nuovo blu. Il nero ha veramente avuto un incremento di power level davvero mostruoso. Fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti e noi ci vediamo con un prossimo video.